Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, dove anche l'ultima certezza era smarrita. È finita, basta. Come è finita? È finita. Ma quella fu solo la punta dell'iceberg, perché in depressione c'ero già da tempo. Il mio vero problema erano i produttori del mio nuovo film, che tutte le volte mi liquidavano con la solita frase: non ci sono i soldi, quindi niente film. E a tutt'oggi non mi rimane altro da fare che continuare ad andare avanti con il mio solito lavoro. Certo, è sempre meglio averlo un lavoro, questo è chiaro. Però questo lavoro è lontano dal mio sogno di fare cinema. Poi però ad un certo punto mi sono consolato. Sì, mi sono consolato perché ho capito, ho pensato che come me ce ne sono tanti, centinaia, migliaia, milioni di persone che vorrebbero rendere la propria passione il proprio lavoro. E allora che ho fatto? Li voglio incontrare tutti! Tutti! Qualcuno! Ma sì, dai, per consolarci insieme, per fare terapia di gruppo! Questo è il latte sul fuoco di un comico. Questi sono i vini di un comico. Questa è la maiala di un comico. E questo, invece, è il comico. Buongiorno! Massimiliano Galligani, pratese, e visto che in Italia siamo definiti giovani fino alle soglie dei 50, un ragazzo di appena 45 anni, che sogna di fare il comico di professione, ma che, per vivere, fa tutt'altro lavoro. Il fabbro. Nel suo ricco curriculum artistico spicca la sua partecipazione a Zelig di Italia 1 e a Central Station di Comedy Central. A me non mi dite un personaggio, un'imitazione, io te la faccio. Imitazione, sì, guarda, sì. Te ne chiedo una io, andiamo sul gran classico, sì. Direi. Mike, buongiorno. L'è morto. Sì. È vero, però quando era in vita ha fatto tante cose, magari ti viene in mente qualcosa? Dai, Mike, buongiorno. Fu il morticino allora. No. Fai l'imitazione di Mike, buongiorno. Vai, preparati bene, dai. Allegria! Ha fatto parte del cast della sitcom Mediaset Via Zanardi 33 insieme a Elio Germano, Enrico Silvestrin e Cesare Cremonini e ha recitato in molti film, tra cui Baci e abbracci e Io e Napoleone di Paolo Virzì, Pinocchio di Benigni e C'è chi dice no con Argentero, Cortellesi e Ruffini. Ma andiamo a fare colazione con lui. Per adesso come arrivi a fine mese? Per adesso arrivo a fine mese facendo il fabbro. Il mio padre era fabbro, Beppe Giuseppe, e ho iniziato 28 anni fa a fare il fabbro, ma francamente non credevo che avrei continuato per così tanti anni. Perché dura? Perché è dura, perché in realtà quando ho iniziato a fare il fabbro e già avevo iniziato a fare anche il comico. Ascoltavo una piccola radio, si chiamava Radio Insieme di Vernio, perché io sono di Prato, della sopra Baiano, un paese sopra Baiano. C'era questa radiolina e c'era un tizio tale Massimo Antichi, che sicuramente molti conosceranno, e faceva questa trasmissione in questa radio, sicché lui cercava sempre persone nuove per fare i pezzettini, sicché io gli facevo le vocine fuori campo, così per divertimento. Ma quanti anni avevi? Avevo quasi 17 anni. E iniziai a fare le vocine, mi garbava, mi era facile fare queste vocine finte. Fammene una, dai. Tutte vocine così, tutte vocine stupide. Poi iniziai a metterci le barzellettine. E poi mi disse l'antichi, perché tu prova a fare il comico, il cabarettista? Dissi, ma che ben via. Però mi garbò questa cosa. Iniziai a fare i primi spettacoli, grandissime figure di merda. Poi dopo poco iniziai a fare per Benino e quindi ma viaggiavo già forte. Viaggiavo già forte, quindi non credevo che avrei fatto il fabbro a vita, invece m'avrei mampestata ladra. Ma ti piace fare il fabbro? No. Ti fa cacare? Mi fa cacare. Lo faccio perché lo devo fare, e lo fo bene, ma ho una perversione io, perché la mia è veramente una perversione, perché io fo il fabbro e lo faccio bene, perché almeno non ci devo rimettere le mani. Lo faccio una volta, lo faccio per bene. Tu ti torni il cliente, no, ma me lo modifichi, per favore. No, glielo modifico, però almeno da parte mia lo fo per bene, almeno non ci rimetto le mani davvero. Poi... Ma quando sei lì che lavori il ferro, sì, a cosa pensi? A poter tornare prima possibile a casa, a far festa prima possibile. A che ora inizi? Quando mi pare. Non c'ho l'orario. No.
È più facile che entri un'ora più tardi la mattina e che tu esco un'ora prima. No, no. È più facile che entri un'ora più tardi la mattina e che esca un'ora più tardi la sera, perché io la mattina la odio, come ora, appunto. Oggi tu sei in stile Grande Fratello, eh? Parapapapaparara. Uguale. O quando riprincipi il Grande Fratello? Boh, perché te lo guardi? Ma un po'inino sì, perché comunque quel lavoro che si fa e bisogna guardare un pochino di tutto, un po' di anche la D'Urso. Ecco, io anche lei a volte guardo, perché la D'Urso credo sia il peggio di peggio della televisione, nonostante che sia un genio. Lei è un genio, è il genio del male, è come quando nacque Hitler, fu il genio perfetto del male. Lei è uguale per la televisione, secondo me. E comunque il problema non è lei, in realtà, ma sono quelli che la guardano lei. E poi ci si meraviglia se la gente la vota in un certo modo, oppure se la gente non va più a vedere l'arte. Beh, è normale, è uno specchio del momento, del periodo storico. Perché se tu guardi la D'Urso vuol dire che tu c'hai cervello. E se non hai cervello, voti come voti e ascolti l'arte che ascolti, guardi l'arte che guardi. Cioè non è arte. Io voto di là a cambiarmi allora. Eh? Vado di là a cambiarmi. Vai! Perché io ti seguo. Vieni in questo pertugio più recondito, vieni. Qui è dove dorme il comico. Qui è dove dormo e qui è dove dormo. Dorme e basta. Dormo e basta. Tu mi verrai mai a dire che un comico fa anche altre cose a letto? Il comico non fa niente. Il comico è asessuato, non fa nemmeno la pipì, nemmeno quella che voi esseri umani dite la cacca. Il comico non la fa. Perché il comico è una specie, una sorta di cherubino, non fa l'amore, non ha. Ha una vita molto da cherubino, capito? Non fa niente. Ma dai, è fisico il comico. Il comico non ha fisico, se no non è un comico. Il comico deve far cacare, sempre. Io accendo televisione perché almeno fa rumore, vedi? Ora aspetta qui e lasciamo andare in bagno perché io c'ho da fare davvero, Ciao. Guarda, per piacere, Coppini, guarda se tu... Vai di là, perché ora... No, ma te fa finta che non ci sia. No, io fa un po' finta ora, da fa davvero. Gallino, quante tu c'hai? C'ho... da iniziare ancora. Ma che leggi te? Quando sei lì a fare con queste cosacce? Che mi lasci fare 5 minuti? Allora io sono qui che ti aspetto. Che ti mangi oggi? Oggi c'ho lo spezzatino fatto da me, la banana e i tortelloni. Buoni! Cazzo no! Ma no! Questo è il motorino di Fabbro! O di comico? Ecco, questo è un motorino di Fabbro o di comico? Allora, in questo caso è di Fabbro, perché la mattina e il giorno fa il Fabbro, da poi la sera mi trasformo in comico, quindi diventa dopo il motorino di comico. Ma però... una domanda che proprio mi preme fare, è una cosa che ci penso sempre, ma... quanto è comico un comico nella vita reale? È di morto, non ci credo tanto a questa cosa lì che il comico è sempre triste, è sempre mojo. Eppure dicevano che, per dire, uno dei più grossi comici, Charlie Chaplin, dicevano che lei era noioso, e lei era anche un pochino merda, ma dicevano, io non lo conoscevo. Ma non è possibile che fosse vero, perché io, che vuoi, io e me tutti siamo uguali, però io di base... mi garba di più essere comico e avere momenti di gioia e di spensieratezza, perché è campo un po' meglio che quando mi girano le scatole, capito? Per quello. Ciao. Che cos'è Bonetti? Cosa ganza, che vabbè, avendo due lavori, quando mi fanno girare coglioni come comico, mi metto a fare il fabbro. E quando mi fanno girare coglioni come fabbro, torno a fare il comico. No, comunque dai, alla fine tu lavori vicino a casa, eh? Sono 45 km andare e 45 a tornare. Circa 5 giorni alla settimana, quando non c'ho da girare film o da fare altre robe. Comunque, ma mediamente sono 4 volte alla settimana. 45, 45, 90. 9 per 4, 9, 18, 27, 36, sono 360 km alla settimana quando fo le giornate da 4 giorni. Altrimenti, se sono da 5 giorni, sono 90 km in più. Io spero tu guadagni almeno bene.
ma che guadagno. La bottega del comico. La bottega di Fabbro. Quanti personaggi della tua comicità sono nati qua dentro? Quasi tutti. Sono veramente quasi tutti nati qui, perché praticamente qui è dove ci sto più ore al giorno. 7-8 anni fa litigai di brutto con mio babbo perché mi fece incazzare per i vari lavori qui, perché lavoravo con una, insomma, diatribe familiari. Ma litigai anche perché comunque io stavo lavorando a bestia su a Milano e guadagnavo quanto volevo. Lavoravo per Sky, c'avevo una specie di spettacolo su Azelig, insomma c'avevo un po' di roba da fare, tanta rovina da fare, però voleva che io stessi sempre qui. Insomma, morale della favola, io gli dissi, sai che tu vaffanculo te la tua officina, ce la feci, fu bellissimo. Se non che dopo pochi mesi io la ripagai cara questa cosa, perché il lavoro iniziò ad andare a diminuire, e quindi mi sono ritrovato di nuovo a riaprire questa officina. Mio malgrado, capito? Però il mio sogno sarebbe davvero quello di fare il comico, perché io di venire di fare 45 km e andare 45 andrianda non ce la fa più. Per dirti, ora sono 4 gradi qui e questa stufetta fa quello che fa. Pronto? Sì, ma perché lei, quindi lei è una rovina da fare allegra, brillante, una presentazione allegra, brillante, andiamo. Io venire vengo, tu lo sai, tranquillamente. Maurino, un'ho idea, un po' che dici quante la vuole, quante la non vuole, non so niente. Perché francamente date con lei ne ho fatte talmente poche che non so che cifre abbia, capito? Vai bellino, grazie, ciao. Ti hanno chiamato per una serata? Sì. Speriamo, perché lei è durissima, eh. Senti, ma quando è che hai pensato, hai deciso che avresti voluto fare il comico? Che ti è partita la bambola per fare il comico? La bambola mi è partita alle medie, perché comunque... Quindi 13 anni così. Sì, perché comunque ero brutto a bestia, però sono sempre stato coerente con la mia bruttezza, sono sempre stato brutto. Ma non brutto, è vero però che sei brutto. C'ho stile, diciamo, no, c'ho, cioè, c'ho stile. Sei simpatico, cioè, quando uno ti vede ride, però non vuol dire che ride perché ti piace il culo. Lo perché so. Perché tu sei simpatico. Però mi ero accorto che a far ride un pochino queste fanciulli, all'età dello sviluppo, quando ti inizi, insomma, a avere un pochino di fermento e cosino, allora mi accorsi che... Se le facevo ridere gli rimanevo simpatico alle figliole. Però il problema è che te le facevi ridere e quegli altri te le trombavano. Grosso modo le come quello che sono alla chitarra, è così, no? Che... E quindi io che feci? Praticamente iniziai a farle ridere. Però che succedeva? Le facevo ridere e ci provavo subito, è lì che si sbaglia, che io sbagliavo. Sì. Io le prendevo tutte alla distanza, ma anche da grande. L'ho sempre prese tutte alla distanza, e quindi facendo ridere a quell'età lì mi sono accorto che proprio mi garbava vedere la gente ridere. Te a un certo punto gliel'avrai detto ai tuoi genitori, babbo, mamma, voglio fare il comico. Sì. Loro che ti hanno risposto? La mia mamma fu abbastanza interessata a questa cosa, perché gli piaceva, insomma, gli piaceva quello che facevo io, e ha sempre sposato anche tutte le mie scelte, anche le più... sciocche, mentre mio padre è sempre stato il bastian contrario, ho sempre avuto un rapporto piuttosto burrascoso e funesto con mio padre, e lui ha sempre odiato letteralmente che io facessi il comico. Addirittura ci fu un evento bellissimo qui all'epoca, si faceva tantissimi spettacoli, ero un duo Galli e Villo, ci sono anche dei manifesti qui. Ci volevano per forza in vallata perché si andava veramente forte, sicché ci chiamarono qui nelle mie zone a fare uno spettacolo, e alla festa dell'unità di Migliana, in quella sera specifica, c'erano le macchine parcheggiate e non c'era modo più, vennero i vigili, per quanta gente c'era. Però mio babbo e la mia mamma, visto che ero a casa, una delle poche date che facevo vicino a casa, così gli dissi di venire allo spettacolo, quindi gli feci accomodare davanti alle prime file, e fu una serata bellissima, apoteosi, a tutto fuoco, uno spettacolo bellissimo. Finito lo spettacolo, io contento, enfio, tronfio di gioia, andai dai miei babbo e gli dissi: oh, hai visto che spettacolo ho fatto stasera? Hanno riso a bestia, hai visto come si fa? Lui mi guardò, c'aveva la sigaretta in bocca e fece: sì, domattina all'8 in officina. Ne fregava un cazzo. Ne fregava niente, mi odiava. E invece nella vita di tutti i giorni, sì,
chi è che ti manca di più? Una persona che ti manca veramente? La mia mamma. La mia mamma è la donna più eccezionale che io abbia mai conosciuto. La mia mamma mi manca tutti i giorni, davvero. Lei è una cosa importante, fondamentale. È stata quella lì che mi ha dato l'amore incondizionato. Io sarà perché sono maschio, quindi di solito il maschio è con la femmina, il babbo è con la figlia, di solito funziona così. Addirittura ci sono dei momenti, ormai sono quasi 16 anni che non c'è più, però addirittura ci sono dei momenti bellissimi in cui capita una volta l'anno in cui sento addirittura il suo odore, ed è una delle cose più gioiose che io possa provare, proprio bello. La mamma mi manca, la mamma mi manca. E mi manca Carlone. Ah, e Bonnie. Carlone. Quando Carlone si è sentito male e poi è andato a morire, mi è caduto il cielo addosso, perché sono quelle persone che te tu pensi che non possano mai morire. Io non pensavo che uno in quel modo, davvero, tu dici sì, ma è una persona. Perché lo vedevi sia comico ma forte, quindi sì. Vedevi già è impensabile vedere morire un sì, comico. Sì. Poi uno forte in questo sì, modo, sì. Uno con ganzo, degli anticorpi. Sì. Proprio lui, mastodontici. Lui per me era uno immortale. E quando è morto ho detto, allora si può morire tutti. Io sono appassionatissimo di film western e di cartoni animati. Uno dei cartoni animati più belli che, con i quali io sono cresciuto, ma anche te, è Gig Robot d'Acciaio, che è questo qui che sto facendo, sto abbozzando adesso così, e tra una martellata... Guarda che figata! Tra una martellata e l'altra, vedi, inizia a assomigliargli, vedi? La calotta, questa qui, è la parte più difficile di tutte da fare, perché la devo sbalzare letteralmente al martello. E ora gli ho da fare l'incavo qui delle mascelle e poi la parte degli occhi, perché li ha leggermente dentro, tirati in su, diciamo, giapponesi. E quindi ora ho da fare queste due cose qui, che piano piano la sera, ora, un'ora alla settimana o un'ora al giorno ci lavoro, fino a che non l'ho finito. Ora, ovviamente, devo però guadagnare la giornata, quindi devo fare il lavoro ai clienti, se no prima di tutto non guadagno, se no poi mi linciano se non me lo faccio. Le persone a cui devo qualche cosa ce ne sono tanti. Nella comicità toscana c'è appunto Alessandro Paci, Massimo Antichi, che mi ha iniziato proprio alla comicità. Alessandro Paci, ero insieme ovviamente a qui fulminato di Cecche, che è un talento incredibile. I Ceccherini è un talento incredibile, però purtroppo ha un nemico che è i Ceccherini. quindi Paci e Ceccherini. Ai Muzzi gli voglio tanto bene. Andrea Muzzi è una delle persone più corrette che io abbia conosciuto, e per corretta intendo proprio come essere umano. È una persona ligia al dovere, una persona estremamente corretta, e mi piace questo cambiamento che ha avuto in questi ultimi 5 anni a riguardo della scrittura comica. Ha avuto un cambiamento che mi fa tanto. Beh, poi è diventato anche regista. Quindi... È diventato regista, ma mi chiama proprio come scrive, perché ha avuto una metamorfosi molto, molto, molto bella e interessante. Quindi, insomma, gli auguro ai Muzzino gli auguro davvero di fare quello che vuole dalla sua vita, perché se lo merita. Ti sembra che in questa intervista abbiamo detto tutto, o c'è qualcosa che non abbiamo detto e che vorresti dire? Non lo so, una cosa, come direbbe Marzullo, ho fatto una domanda e datti una risposta. Fatti una domanda e datti una risposta. Ma la mia domanda sarebbe, gallina, quando è che tu fai 2 soldi e tu dai fuoco a questa officina? E la risposta è mai. Dovrò lo farai per tutta la vita. Dovrò marcire sicuramente qui dentro, anche se non mi garba, però dovrò marcire qui dentro. Perché siamo quasi alla fine della puntata. Siamo quasi alla fine, proprio la fine. Questa si chiude. Siamo agli sgoccioli. Con questa si chiude anche Bottega. Si chiude, e va bene. Si fa festa, diciamo, fa magari. Senti. Dimmi. Te, fra tutte le forme d'arte, qual è proprio la forma d'arte che proprio sei incapace, proprio quasi ti vergogneresti a fare, perché... Ce l'ho. Quale? Il disegno. Perché? Perché io non so disegnare per niente, proprio non so disegnare. Se a me mi arriva un cliente e mi dice voglio un letto in ferro battuto, ci metto meno a farlo un ferro battuto che a farglielo a disegno con le mani, perché non mi riesce, io col disegno non...
Ma anche perché sono un pochino daltonico, quindi ho dei problemi grossissimi con i colori. Non mi chiedere che colore allora, è questo. Allora io ti ho portato un foglio, sì, anzi più fogli, dei pennarelli. Madonna! E tu mi disegni, che ne so, il mondo. E voglio vedere il mondo visto da un daltonico. Il mondo! Non si è fermato mai un momento. Ci sono tutti i colori. Fammi il mondo visto da un daltonico. Non ti monto, che di monto vedrà. Tracade, questo che lei monto. Guarda che è bello. Che ti piace il monto? Questo è lo spezzatino. Questo è il mondo. Che colore è questo? No, non lo so, devi dire te. Perché dovrebbe essere marrone. È marrone? È marrone. Lo sai perché lo so? Perché questo colore a me mi fa schifo. Poi guarda che si prende questo che dovrebbe essere il blu. E si fa tutto il mondo così, tutto il mondo che c'è, tutto il mondo così, con l'acqua che tutto è così frastagliato che non lo riconosco nemmeno. Poi si prende... Madonna, quanti colori difficili c'è. Sono difficili, eh? Guarda, questi sono difficili. Si prende questo, che è marrone un'altra volta. Questo dovrebbe essere verde? Questo non lo so. Verde. Dovrebbe essere verde. Si fa tutta la parte della terra tutta verde, questo tutto è verde così, no? Che si colora, questa è la terra. Hai capito? Guarda che bellezza. Questa è la terra, poi si prende l'azzurro dell'azzurro dell'azzurro del mare, come diceva Indaco, come diceva Calvino, mi sembra. Questo è azzurro? Io posso... Dovrebbe essere, ha detto così, l'ho fregato! E si fa tutto in mare. Questo, guarda che bello è il mare, come profondo il mare, come gli è profondo il mare! E questa è la terra. Oh, mi sembra, Non so in quale pianeta tu vivi, però secondo me ti ha scoperto un nuovo pianeta. Sì, sì. Un pianeta viola e marrone. Questo è il mondo visto da un daltonico.